Ciao a tutti! Oggi vediamo insieme come preparare questi deliziosi pomodori ripieni. Un piatto perfetto per l'estate. Vediamo la ricetta. Per fare i pomodori ripieni noi utilizziamo 8 pomodori, 200 g di tonno, 80 g di caciocavallo, 80 g di pan grattato, una cipolla rossa di Tropea, un cucchiaio di capperi, un po' di foglie di basilico, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e il sale. Cominciamo a tagliare i pomodori. Li dobbiamo scalottare e togliamo la polpa. Ovviamente non andrà buttato via nulla. E li mettiamo capovolti. I pomodori ripieni potete farcirli in tantissimi modi. Questa è la versione un po' più semplice e pratica, perché il tonno poi lo si ha sempre in dispensa. In ogni caso è importante scegliere i pomodori più adatti, quindi che siano grandi, sodi, tondi. Ci sono diverse varianti che si prestano quindi a essere farciti. Tra i migliori sicuramente i cuori di bue, il costoluto toscano e i pomodori sorrentini. Capovolti i pomodori rilasceranno acqua. Tagliamo la cipolla. Quindi ovviamente per le farce avete tante possibilità: riso, couscous, miglio, acciughe, pasta e così via. Ovviamente in base al ripieno potete servirli come antipasto, contorno o piatto unico. Tonno e cipolla rossa di Tropea insieme ci stanno benissimo. In una pentola mettiamo un cucchiaio di olio, accendiamo la fiamma, aggiungiamo la cipolla, la facciamo soffriggere un po' e poi aggiungiamo il pomodoro. Aggiungiamo i pomodori, questa è la polpa che abbiamo tolto dai pomodori svuotandoli. Sale. Nel frattempo tagliamo il caciocavallo. In questo caso potreste utilizzare qualunque tipo di provolone se non avete il caciocavallo. Anche la scamorza può andar bene. Tagliamo i capperi, questi noi li abbiamo appena raccolti, quindi non sono stati messi sotto sale. In alternativa potete usare quelli già dissalati. In una ciotola mettiamo il tonno. Questi sono filetti di tonno, ovviamente con i filetti viene meglio rispetto al tonno in scatola, più costoso, qualità più alta. Però ovviamente potete usare benissimo il tonno in scatola. Dopo 15 minuti vi facciamo vedere come è diventato il sugo. Vedete, è molto denso, deve essere così, non liquido. Aggiungiamo i capperi. E spezzettiamo il basilico. Possiamo spegnere la fiamma e lo lasciamo intiepidire. Condiamo il tonno con la salsa che abbiamo preparato, che si è intiepidita nel frattempo. Olio, un cucchiaio, pan grattato. Il pan grattato lo vedete diverso perché è quello spesso che facciamo noi grattugiando il pane fatto in casa.
Preriscaldiamo il forno a 180 gradi statico. Possiamo disporre quindi i pomodori su una teglia, ci abbiamo messo la carta da forno. Le calottine ovviamente ce le siamo lasciate da parte. Mettiamo il sale. E possiamo cominciare a riempire i pomodori. Ci mettiamo prima un cucchiaio, poi il caciocavallo. E poi di nuovo il ripieno. Questi potete prepararli anche in anticipo e tenerli in frigorifero, poi sono buonissimi freddi. Poi d'estate è bello mangiare queste verdure, questi ortaggi ripieni utilizzando tutti gli ingredienti di stagione. Vi abbiamo fatto vedere come si fanno le zucchine ripiene, le melanzane ripiene, i peperoni ripieni, provateli tutti. Le ricette ve le lasciamo in descrizione qui sotto al video di YouTube. Inforniamo le calottine superiori e i pomodori che abbiamo riempito a 180 gradi statico. Dopo 30 minuti li sforniamo. Ed eccoli qui, vedete, con una bella crosticina sopra. E le calottine superiori ce le mettete sopra come ornamento. Quindi la ricetta è terminata, fateci sapere nei commenti voi come farcite i pomodori ripieni. Iscrivetevi al canale Cucina Geek se volete vedere altre ricette tradizionali italiane. Per essere avvisati quando esce una nuova ricetta dovete cliccare in basso a destra sotto al video di YouTube e cliccare sulla campanella. In questo modo YouTube vi manderà una notifica ogni volta che esce una nuova ricetta. Alla prossima ricetta, ciao ciao! Thank you.